due quarti di finale che completano la parte sinistra del tabellone nella fase ad eliminazione. A passare come da programma al quadrangolare federale sono Calì e Calvarese. Nel primo quarto di giornata sembra tutto facile per il Calì, che segna subito con Salerno e Lista e poi subiscono la rete di D'Alessandro che accorcia per il 2-1. Il ritmo partito è blando e i gialli del Calì passano di nuovo al nono con Gioia, che dopo aver preso il palo segna la rete del 3-1. Il Valsini si rifà sotto dopo appena due minuti grazie ad un'indecisione di Sassano che consente a Modarelli di accorciare nuovamente. Al 14esimo D'Alessandro riscalda le mani a Sassano e dopo neanche 30 secondi c'entra la traversa. Al 16esimo Mutafakir fa 4 per il Calì. Il primo tempo, con poco ritmo, vede giochicchiare il Calì, che sbaglia il possibile 5-2 con Ponzio e tritilli di Davide Tuzio, con il Valsini che con Arbia si fa negare un'ottima occasione da Sassano e poi accorcia per il 4-3 con D'Alessandro. Nel secondo tempo il ritmo cambia e gli avvisini del Valsini entrano bene in partita, mettendo in difficoltà il Calì che allunga subito al terzo con Lista, per poi essere raggiunti sul 5 pari con Modarelli. La partita va avanti gol per gol, segna prima il Calì con Salerno raggiunto da D'Alessandro, poi ci pensa Ponzio e dopo Rinaldi per il 7-7. In mezzo due pali di Gioia su tiro libero, determinando gli ultimi 5 minuti con Lista che allunga sull'8-7 grazie a un tiro libero. Poi Gioia fa collezioni di pali e due gol finali che chiudono l'incontro sul 10-7 Calì. Una vittoria molto molto sofferta. Eravamo molto stanchi. Purtroppo l'abbiamo sottovalutata la partita e quindi le conseguenze vengono da sé. Non avete centrato neanche un tiro libero. È vero, abbiamo preso 4 pali, niente, abbiamo fatto solo un gol su un tiro libero, però ci rifaremo la prossima partita. Dovendo scegliere, anche se non si può, quale sarebbe la squadra giusta da affrontare in semifinale? A dire vero non so chi sono le... Baro Oriente e Calvarese. Ma io voglio prendere sempre la squadra più forte. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Comunque spero di prendere sempre quella più brava e più forte. Okay. Vi hanno un po' sottovalutato, devo dire la verità, perché è stata una vittoria soffertissima da parte loro, voi siete stati grandi fino alla fine. Beh, è stata una bella partita, combattuta, magari all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, però poi siamo riusciti ad uscire fuori e abbiamo mantenuto la partita. Poi siamo caduti perché loro erano più forti e giustamente hanno meritato la vittoria. Io ho detto a Gioia, non hanno centrato neanche un tiro libero, però a te dico, visto che sei il portiere, complimenti per quelli che hai parato. Beh, grazie, un po' anche la fortuna mi ha aiutato, visto che hanno preso 3 pali, quindi l'importante è divertirsi in queste occasioni. Nel secondo quarto di giornata la Calvarese soffre più del solito per passare in semifinale contro il Baro Oriente, messo bene in campo da Mister Crocco. I favoritissimi del torneo hanno qualche problema di precisione nei primi minuti di gioco, centrando per 2 volte il palo con De Fina. Poi al terzo Petruccelli su punizione segna l'1-0 Oriente. Castronuovo per la Calvarese ci prova al quinto centrando ancora il palo, che viene pareggiato un minuto dopo da Guaragnone lesto a mettere fuori gioco Burfaro. Al settimo il portiere dell'Oriente, addolorato, si salva con l'aiuto del palo sul tiro di Bartolomeo. Pressione calvarese che si concretizza all'11esimo con un gol di Genovese. Al 16esimo il Baro Oriente ritrova il vantaggio grazie a un guizzo di Guaragnone che 2 minuti più tardi ha l'occasione di portare a 3 le reti per la sua squadra, ma il suo contropiede si spegne sul palo esterno. Gol mancato, gol subito. De Fina porta in pari il match al 19esimo del primo tempo e subito dopo trova anche il vantaggio. I giovani ragazzi dell'Oriente si scompongono e provano a rimettere in parità la partita regalando il fianco alla Calvarese che porta a 4 le reti con Iorio. Passa un minuto e Petruccelli accorcia per il 4-3 Calvarese. I ragazzi di Bartolomeo dimostrano di non saper chiudere il match e al 28esimo subiscono il pareggio ancora con Petruccelli. Nel secondo tempo il tema della partita non cambia e l'Oriente dopo un minuto passa avanti con Guaragnone per il 5-4. Al terzo ci prova Petruccelli che trova l'ottima risposta di Burfaro. Dopo 3 interventi strepitosi di Addolorato su Iorio e De Fina, la Calvarese trova il pareggio all'8esimo sempre con De Fina. Al 13esimo Petruccelli porta avanti l'Oriente per il 6-5. Passa un minuto e Guaragnone centra il paro. La partita è bellissima con le due squadre che provano a superarsi. Per l'Oriente sale un po' di nervosismo al suo giocatore migliore, Petruccelli. La squadra ne risente e subisce il pari con Bartolomeo al 16esimo minuto.
Petruccelli e Guaragnone al 18esimo ci provano nella stessa azione, trovando la respinta di Bulfaro. Al 21esimo arriva il vantaggio calvarese ancora con De Fina. Un minuto più tardi, su tiro di Eres, arriva la deviazione di Genovese nella propria porta che mette fuori causa Bulfaro per il 7-7. Guaragnone sfuma il possibile vantaggio che arriva per la calvarese al 24esimo grazie al gol di Iorio. Al 2 dal termine arriva il terzo gol di Iorio per il 10-8. Passa un minuto e è ancora Petruccelli che dà le speranze all'Oriente di portare la partita ai supplementari. Nei due di recupero De Fina sbaglia il tiro libero e Petruccelli in contropiede si butta a terra chiedendo un fallo non sanzionato e per proteste viene espulso. L'ultimo sussulto di una partita giocata fino all'ultimo secondo. Passa in semifinale la calvarese che incontrerà il Cali nella fase federale del torneo. Paolo Bartolomeo, ce l'avete fatta a passare il turno, però forse avete sofferto più del previsto. A dire proprio la verità, avevamo sottovalutato la partita, perché voglio fare i complimenti all'altra squadra, perché secondo me è una che poteva vincere il torneo La Siritide, perché ha dei bei attaccanti e un super portiere che non mi aspettavo che parava così. Ora in semifinale incontrerete il Cali, cosa vi aspettate? Se giochiamo così non penso che arriviamo in finale, dobbiamo svegliarci, non sottovalutare le partite, è stata pure colpa mia perché non li ho motivati al punto giusto. Mister, partita oltre le aspettative, bellissima e alla fine stavate per portare il risultato a casa. Eh sì, ce l'abbiamo messa tutta, però si sa che queste squadre qua sono fortissime, all'ultimo escono e quindi noi ce l'abbiamo fatta, comunque è stata una bellissima partita, anche se ci abbiamo qualche rimarico per il problema che i ragazzi non hanno voluto mettere la palla in porta e poi ci hanno puniti all'ultimo e quindi complimenti alla Calvera. Ce l'ha fatta. C'è stata segnalata una birra in panchina, cosa da dire? Avevo un po' di mal di gola e quindi ho fatto una siesta.